Nuovo singolo per i Machine Head che si chiama. Si chiama Do or Die. Aspetta! Voi lo vedete? Calma! Aspetta! Chi ce l'ha? Ok, mi è venuta la tachicardia, l'epilessia, tutto insieme. Calma! Quanto dura il pezzo? 3 minuti e 40, so che non riuscirò a dire niente. Nuovo singolo per i Machine Head, si chiama Do or Die. Tipo un cazzotto. Ma quanti fatti mi hai detto? Dai, ma da fatto perché. Chi ce l'hai, Rob Flynn, che non sta vivendo un periodo molto sereno della sua vita, forse si vede. Io capisco cosa fa il motherfucking nel. Oh! Non so che dire, ragazzi. Un briscotto muto. Yes. Non ho fatto entrare. Sì, capisco, anche a me piacciono le parole colorite durante la canzone, no? Perché rafforzano un po' il senso di rabbia. Però no, non ogni 10 secondi, voglio dire, perdono anche, com'è la parola? Delegittimare la parola stessa, perché quando la. Non è delegittimare il termine. Comunque quasi che perde il suo significato, la sua potenza. Quindi nominare troppo una parola fa sì che l'appropriazione della parola, soprattutto. Non è brutto il pezzo, però non mi aspettavo una cosa così. Poi la qualità audio fa schifo, la qualità video ancora peggio perché sono computer portatili e con riflesso. Questo è un assolo alla Larry King di Slayer, come. Iron Maiden. Questo è. Vabbè, sono mille pezzi di Iron Maiden messi insieme. Vabbè ragazzi, il prezzo sta finendo, questa era. Già ma dopo. Do or Die, che non è un pezzo malvagio. Forse un po. Era più acuto. Comunque, questa era Do or Die, un pezzo non malvagio, ma un pezzo che non mi aspettavo, perché insomma, pezzi del genere non si riesce facilmente a parlarci sopra e a capire nel frattempo cosa sta succedendo. Questa era Do or Die, The Machine Head, Rock and Roll. Ciao, alla prossima.